Viaggio nel Rinascimento. Dal 2 al 4 dicembre a Fognano andrà in scena un evento per riscoprire l'epoca del Rinascimento attraverso la danza, il cibo, la musica, convegni e molto altro. La manifestazione, organizzata da Danzarte di Brisighella, sarà ospitata dal convento Emiliani. Si tratta di un evento organizzato appunto tra l'altro a favore del convento, che vedrà protagoniste tante persone in questa manifestazione, appunto dalla danza, con uno spettacolo creato apposta per Danzarte, con un testo di Andrea Vitali, che tra l'altro curerà anche la prima giornata di apertura dell'evento con una conferenza il venerdì sera sul simbolo dei tarocchi alla luce dell'immaginario rinascimentale. Quindi è un viaggio storico nel simbolismo iconologico, molto interessante come conferenza. Per svilupparsi poi nelle giornate successive del sabato dal pomeriggio con un'apertura di un mercato, tra l'altro varie mostre, tra cui la Mensa del Rinascimento, importante secondo me, anche perché è la prima volta che viene presentato qua, questa presenza dell'Associazione Italiana Studi Tolkieniani, e Ivan Cavini, che è uno fra gli illustratori maggiori a livello nazionale e tra l'altro è stato uno dei disegnatori del calendario Lord for the Ring, appunto è stata una sfida lanciata dagli studi tolkieniani proprio a 40 anni dalla morte di Tolkien, aver fatto questo calendario come lui l'aveva pensato. Quando ci si chiede il perché di questo connubio fra Rinascimento e Tolkien, è perché il titolo dello spettacolo è appunto L'Ordine della Torre e lo Scrigno del Drago, e in Tolkien abbiamo dei draghi, la Signore degli Anelli, l'Hobbit, quindi c'è questo connubio molto importante. Ci saranno gufi e falchi del Rinascimento, cena della corte con un menù di Federico II, mentre invece la domenica ci sarà il pranzo con un menù di Caterina Sforza. Importante anche quest'anno calcolare che è stata aggiunta anche questa messa solenne della domenica mattina con appunto la presenza di quello che poteva essere una volta una messa presieduta da persone così dell'epoca e che ne facevano parte i fedeli, quindi con danze e musiche suonate dal vivo, quindi molto interessante come percorso da fare. Ecco, perché è stato proprio scelto, diciamo, il Rinascimento? Il Rinascimento perché comunque nelle nostre terre è presente il Rinascimento come storia non solo medievale, ma abbiamo anche un prosieguo nel Rinascimento. Tra l'altro nello spettacolo viene fatto riferimento anche a un faentino che effettivamente lo troviamo nella storia del Rinascimento, dopo lì interpretato come fantasma che indicherà per il prosieguo di questa storia fantastica che comunque è stata creata per questa manifestazione. La presenza di questo duo di violino e organo nella messa, che però verrà poi trasportato come concerto per violino e clavicembalo nel pomeriggio della domenica.